Torniamo in Calabria per parlare questa volta di maltempo. Crolla un ponte in provincia di Crotone dopo la bomba d'acqua che ieri ha sommerso la zona. Nessun ferito. La protezione civile campana in soccorso delle zone calabresi in difficoltà. Lino Lombardi. Una potenza d'acqua mai vista continua a flagellare Crotone. Sott'acqua il centro, le precipitazioni hanno ingrossato tutti i canali che attraversano la città. Le strade sono diventate fiumi in piena che hanno sommerso le auto, inondato garage e magazzini. L'invito del sindaco è di restare a casa per precauzione e per non ostacolare i soccorsi. A Melissa, in provincia di Crotone, un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Non ci sono feriti. Interrotto il traffico sulla statale 106 Ionica presso il fiume Neto, il ponte non dà garanzie di stabilità. Una colonna mobile della Protezione Civile della Campania, formata da 40 volontari, è partita in soccorso delle popolazioni colpite. Situazione critica anche a Cosenza, isola Capo Rizzuto, frane, allagamenti e disagi anche a Cirò Marina, con persone bloccate nelle auto e piani interrati completamente ricoperti d'acqua. Il maltempo non risparmia la Campania, il vento ha raggiunto gli 80 km all'ora, disagi nei collegamenti con Capri e le isole Eolie. La perturbazione si sposta in Sicilia, piove in provincia di Palermo e nevica in Molise, prima spruzzata anche sulle cime del Gennargentu nel Morese, con temperature precipitate sotto lo zero. A Milano un uomo ha tentato di uccidere...